più come la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, però un percorso nuovo da riprendere potremmo ritrovarlo. Sai qual è bello? Che stanno riprendendo le discoteche. Questa, vedi, è un'altra cosa bella, anche perché dopo 2 anni di fermo, ne parlavamo anche settimana scorsa, non è stata una cosa semplice stare fermi 2 anni perché danni economici su danni economici per quello che riguarda questi imprenditori. E secondo me anche molte discoteche vanno chiuso. Purtroppo quelli che non riusciranno più a riaprire, ahimè, dovranno rimboccarsi le maniche e cercare di ricostruire praticamente tutto quello che poteva essere prima. Tu invece cosa ne pensi di questo? Ma guarda, ci sono rimasto male, perché allora per me andare a ballare è un divertimento, mi rilassavo, non pensavo a niente, pensavo solamente a divertirmi. Era praticamente la fine della decompressione di tutta la settimana lavorativa, Mai di infatti. impegni e tutto quello che ci viene Era uno dietro. stress. Arrivi, mi devo sfogare, basta. Infatti, era a scarico dello stress. Eh sì. Qua invece, Sassa, io ti devo sempre interpellare, io non posso fare a meno di te nel mio programma, poi anche quando c'è il nostro direttore. Parlavamo del discorso che hai appena sentito, di quello che riguarda la vita notturna, la riapertura o purtroppo la chiusura di quello che era stato delle discoteche. Io e Ciano non vedevamo l'ora che riaprisse la discoteca perché c'è un altro che mi porta in discoteca, vero? Non fare quella faccia. È rimasto impietrito il direttore. Qualcuno lo vada a sbloccare con il WD-40, grazie. Buonasera, ma perché Buonasera, dovete sempre direttore. interpellarmi? Perché ha Perché non mi nominato piace. entrambi e allora mi Cocò. Sono contento che sono ripartite le discoteche e speriamo che alcune che stanno quasi per chiudere riescano poi a recuperare, no? Almeno quello, perché ci vuole proprio, insomma, un po' la forza di volontà per riemergere. Non è facile, i costi sono tanti, ma io auguro a tutti i gestori di poter ripartire e ricominciare questa avventura, perché senza di loro qua la musica finisce. Comunque, direttore, io la vedo molto, ma molto, ma molto dura. I danni economici sono stati altissimi. Io non voglio pronunciarmi, però diciamo che sono d'accordo con te. Allora, devi vedere il barman che ci lavora, il DJ, il buttafuori, cioè, sono costi. Costi, ma poi non solo, anche c'è l'affitto, cioè le Mai fatto. spese di proprietà, c'è la corrente, ci sono tante cose. Se non c'è, che poi tra l'altro l'afflusso di gente, non so quanti poi, insomma, sono poi ancora predisposti per andare in discoteca, O anche la perché, riapri al 100% o se no lascia stare. appunto, Perché così aprire al 50% la gente non ci si rimetti diverte. Mai fatti, pure, infatti. Adesso non ha senso. aspettiamo i nostri cari politici che si sveglino. Facciamo un appello, dai, Sassa, facciamo Ecco, un appello. appunto. Vai Sassa. Dai, per tutti i politici. Allora, io non sono brava a fare gli appelli, però è un qualcosa in cui credo fortemente e mi sono dibattuta in ogni intervista fatta agli artisti di musica italiana, ma questo vale anche per la dance. Ricordiamoci che non c'è soltanto il locale e il proprietario del locale, ma ci sono gli artisti, ci sono i DJ, ci sono famiglie dietro quei DJ, c'è tutto un comparto. E quindi a fine mese bisogna arrivare tutti, chi più chi meno ci deve arrivare a fine mese. Quindi o questi politici ci ospitano tutti a casa loro e ci mantengono da gennaio a gennaio dell'anno dopo, altrimenti qua qualcosa veramente bisogna farla perché non si può andare avanti così. E io credo che durante gli anni della pandemia comunque sia il comparto spettacolo a 360 gradi è stato quello veramente più colpito e preso meno in considerazione, però la vita è fatta anche di quel comparto lì, che sia la dance, quindi la discoteca, l'arte, il teatro, il cinema, perché purtroppo tanti di questi settori, cioè tutti questi settori sono stati colpiti. Quindi per dare il contentino e riaprire un pochettino, no, riapriamo al 100%, quando poi ci Oh. sono immagini che arrivano, e io qui non voglio polemizzare, però la butto lì. Immagini che arrivano da altri paesi europei quando i locali, le Sono pieni. discoteche sono aperte da È sempre. vero, e anche nessuno ha praticamente fermato quello che è il Come mondo mai? della musica. Come mai? Dateci una spiegazione, perché noi siamo curiosi e vogliamo saperlo. Ma noi parlando di Italo Dance vogliamo tornare a parlare di un carissimo amico, il nostro DJ Kronos con Party is Delle Oro, ma subito dopo Sunny J, Fiesta Reggaeton. Noi ci risentiamo tra pochissimo.